Parmenides, seconda puntata, l'essere è immutabile e indifferenziato. Ci dobbiamo arrivare. Allora, per ora siamo arrivati alla legge fondamentale istituita da Parmenide, la legge dell'essere. L'essere è necessario che sia. Il non essere non è ed è necessario che non sia, quindi la legge dell'essere è la grande legge che bandisce, scaccia via il nulla. Dunque, in questo senso, il vero principio fondamentale di tutte le cose, ciò che veramente accomuna tutte le cose, perché mica tutte le cose sono acqua, a me non è chiaro che lo siano, no? Lo sappiamo per quali motivi, ma nemmeno fuoco, ma nemmeno... Mentre tutte le cose sono, quindi tutte le cose sicuramente hanno questa proprietà fondamentale, l'essere, l'esistere, quindi è l'essere il vero principio fondamentale, il fondamento di ciò che chiamiamo realtà, perché appunto la proprietà, per così dire, fondamentale della realtà è il fatto di esistere, prima poi di tutte le altre. Poi si può esistere in un modo, in un altro modo, ma prima di tutto appunto bisogna esistere. Per esistere come fuoco, prima di tutto bisogna esistere, per esistere come acqua, per esistere come ognuno di noi esiste, prima di tutto deve, no, sempre dobbiamo esistere, ok? Allora, per questo aspetto, non di secondo ordine, per questo aspetto, Parmenide introduce nella storia del pensiero filosofico e scientifico l'ontologia. Fino a questo momento la filosofia era stata soprattutto, non solo, cosmologia, anche etica, perché anche escatologia, cioè dottrina del destino ultimo dell'uomo, ma innanzitutto cosmologia. L'etica e anche la escatologia erano basate sulla cosmologia, cioè su una teoria del cosmo. Invece Parmenide, appunto, per primo fa della ontologia. Cosa vuol dire ontologia? Parola composta da ontos, che è un participio del verbo essere, cioè essente, logia, dottrina, teoria, teoria dell'essente, teoria dell'essere, ontologia. Per Parmenide, prima ancora che cosmologia, appunto la filosofia, la scienza, cioè la conoscenza vera, la scienza nella sua interezza, deve essere ontologia, teoria dell'essere, appunto. Deve basarsi sulla grande legge dell'essere. Bene. A questa grande legge dell'essere segue, logicamente, una altrettanto grande legge del pensiero e del parlare umani, cioè è la traduzione della legge ontologica a livello mentale. Questa traduzione recita: è vietato pensare e dire il nulla. È vietato pensare e dire il nulla. Attenzione, vuol dire, facile, è come qualcuno gioca a tabù. È ancora più facile del gioco tabù, in cui non puoi definire una parola con altre parole della stessa famiglia semantica.
Ok, qui basta dire, ricordarsi che non si può dire né nulla né niente, quindi, perché sono sinonimi. No, non solo però esplicitamente, ma anche implicitamente. È molto più difficile. Perché se già io dico, secondo, vedremo poi perché, se già io dico sono cresciuto, già ho detto il nulla implicitamente. Se già io dico sono incanutito, i miei capelli sono diventati bianchi, si stanno imbiancando, già sto dicendo il nulla. Sembra che io non dica il nulla, invece lo sto dicendo. Vedremo poi perché. Ma adesso, tanto per darvi un'idea, che non è un gioco facile. Allora, cosa significa questa legge? Quindi, in positivo, si può e si deve pensare e dire solo l'essere, solo l'esistente, null'altro che l'esistente. Perché? Perché? Perché l'abbiamo. Abbiamo visto che è assurdo pensare e dire il nulla è, perché significa dire ciò che non esiste, esiste. Adesso che stiamo parlando del nostro pensiero e del nostro linguaggio, possiamo dire che il ragionamento di Parmenide si basa su un principio logico proprio elementare, ovvero, che conosciamo tutti, che usiamo tutti senza saperlo, il principio di non contraddizione. Anzi, sarebbe meglio dire il principio di identità, perché sono un tutt'uno in realtà, di identità e quindi di non contraddizione. Che come principio logico, cioè come un principio puramente formale, no, a prescindere da qualsiasi contenuto, no, si formula appunto con dei simboli, no? A uguale A, principio di identità, e quindi A è diverso da non A. Sapete che questo simbolo vuol dire non, no? Vabbè, non A, ok? A uguale A, e chiaramente sono un'equivalenza logica, no? In quanto A uguale A, allora A è diverso da non A. In quanto A è diverso da non A, A uguale A. Cioè, ok. Quindi possiamo dire che di fatto, ma non di diritto, Parmenide scopre, con la sua grande legge dell'essere, scopre il principio di non contraddizione. Usa il principio di non contraddizione come proprio principio fondamentale, salvo che, appunto, perché dico di fatto e non di diritto? Perché lui non lo pensa e non lo usa come un principio astratto, come un principio come noi oggi logico, ma lo usa come un principio reale, materiale, cioè come un principio appunto ontologico, che riguarda la realtà che per lui è comunque fisica. È nelle cose, non è soltanto, diciamo in seconda battuta, eventualmente è nella mente dell'uomo, è nella mente dell'uomo perché è nelle cose, perché è la realtà che è non contraddittorio, l'essere è in se stesso non contraddittorio, appunto. No. L'essere è, necessariamente è, il non essere non può essere. Allora, ci siamo? Quindi possiamo dire che, ripeto, Parmenide scopre il principio di non contraddizione, ma non esplicitamente come principio logico, ma come principio ontologico. Quindi non lo enuncia ancora, no, come un principio logico. Succederà tra poco. Però questa analisi ci permette forse di capire ancora meglio
il senso e la validità anche della grande legge dell'essere. Perché l'essere deve essere, noi lo possiamo tradurre, l'essere uguale essere vuol dire l'essere esiste, è E uguale E, principio di identità, salvo che al posto di A, che sta per qualsiasi cosa, anche per me, per lui, per la cartelletta, no? Noi ci mettiamo l'essere. Quindi l'essere esiste, E uguale E, principio di identità. L'esistere esiste, ciò che esiste per forza esiste. Ok? E quindi poi invece il nulla necessariamente non esiste. No, ciò che non esiste non esiste. Il nulla è diverso dall'essere, cioè non è. Noi abbiamo, così ho trasformato, no, la legge che Parmenide mette in bocca alla dea in una formula quasi, no, algebrica, no, in un certo senso. Però mi sembra che risulti abbastanza chiaro, no? Perché, bene, allora tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che per Parmenides, a livello del nostro pensiero, del nostro linguaggio, dobbiamo basarci su una triplice equivalenza, su una triplice uguaglianza. Essere, o meglio, cominciamo a pensiero uguale, meglio ancora, no, scusate, linguaggio, cominciamo dal linguaggio. Linguaggio uguale pensiero uguale essere. Linguaggio nel senso di discorso. Semplice uguaglianza. Sì. O equivalenza. Cioè, il nostro discorso, se vuole essere logos, deve essere identico al nostro pensiero, deve coincidere col nostro pensiero, e il nostro pensiero deve coincidere con l'essere. E quindi, chiaramente, proprietà transitiva, in questo modo anche il linguaggio coincide con l'essere, il discorso coincide con l'essere. Questo diventa un criterio di verità scientifica. Questo è il criterio della verità per Parmenide. No, nel momento in cui noi vogliamo conoscere, naturalmente vogliamo conoscere la verità. Qual è il criterio di verità? Questo, corollario della, no, della traduzione della grande legge dell'essere, della traduzione mentale della grande legge ontologica dell'essere. In altre parole, se pensiamo e diciamo il nulla, diciamo il falso. Diciamo ciò che non esiste, diciamo il falso. Il falso è ciò che non esiste. O meglio, il falso è pensare e dire ciò che non esiste. Il vero è pensare e dire solo ciò che necessariamente esiste. Quindi questa diventa così una teoria della verità e ovviamente della falsità come antitesi della verità. Bene. Ci siamo, domande? Sì, vai, Rebecca. Come possiamo dire il nulla, cioè a dire il falso, a dire ciò che non esiste? Sì, adesso te lo spiego subito dopo, ma te l'ho già detto quando dicevo. Esatto. Adesso te lo spiego. Io non ho capito perché il linguaggio è prima del pensiero. Cioè, il linguaggio deve coincidere. Puoi fare anche il contrario, non importa. No, Parmenide non si pronuncia sulla priorità dell'uno rispetto all'altro. Cioè, anche se direi, io almeno sono portato a
a interpretarlo nel senso di una priorità del pensiero sul linguaggio, il linguaggio come manifestazione, comunicazione del pensiero. E anch'io per quello pensavo. No, ma qui stiamo andando in ordine inverso, perché il principio fondamentale è l'essere. Quindi vuol dire che, allora traduciamolo, prima di parlare, questo vuol dire, prima di parlare, prima di aprire bocca, controllare che la propria lingua sia collegata con il proprio cervello. Prima di pensare, controllare che il proprio cervello sia collegato con l'essere. Ok? Ma in un certo senso, Parmenio si contraddice, perché prima abbiamo detto che è vietato. Perché è vietato pensare. Lui è già alla confutazione, alla critica. Dai. È vietato pensare e dire il nulla, quindi è vietato pensare e dire il non essere. Sì. Però dicendo che l'essere non può essere il non essere, cioè con il, sì, il la legge, sì, e lui dice il non essere e quindi si contraddice. Oh, bellissimo, bravo, ne parliamo. Okay. Ci arriviamo. Allora attenzione adesso, reggetevi forte, perché quello che vi ho spiegato finora sono noccioline in confronto a cosa vi sto per spiegare, cioè al prosieguo, che per me non si ferma qui, va avanti. Allora, come va avanti? Va avanti deducendo dalla grande legge dell'essere le caratteristiche dell'essere, le sue caratteristiche fondamentali. E che tecnica razionale, che metodo razionale, ovvero che tecnica argomentativa o di ragionamento usa? Una nuova tecnica. Anche in questo caso la usa senza esplicitarla, senza battezzarla, ma poi sarà battezzata in dialettica o ragionamento dialettico. È un ragionamento deduttivo, ma particolare, è un tipo particolare di ragionamento deduttivo, che però voi conoscete benissimo perché lo praticate in matematica, in particolare in geometria, è la cosiddetta dimostrazione per assurdo. In matematica prende il nome di dimostrazione per assurdo. Vediamo come funziona. Allora, com'è sto essere? Per ora abbiamo appurato che per forza esiste, ma com'è? Allora, innanzitutto Parmenide si chiede: è generato o ingenerato? E quindi è perituro distruttibile o indistruttibile? Perché tutto ciò che è generato degenera. Ciò che invece è ingenerato ovviamente non può degenerare, quindi non può perire. Quindi basta risolvere il problema, l'alternativa tra generato e ingenerato. Ok? Allora lui propende per ingenerato. Però o nel senso di out. Adesso è o generato. Allora, il ragionamento dialettico assume che vi sia un'alternativa secca tra due possibilità, come in questo caso: o è generato o è generato, o l'uno o l'altro. Quindi si assume che se è vero ingenerato è falso generato, se è vero generato è falso ingenerato. Out. Allora, la partenza consiste nella tesi, nella convinzione che ci si trovi di fronte ad un'alternativa secca tra due possibilità conoscitive veritative. In questo caso la possibilità che l'essere sia ingenerato e quella che invece sia generato. Tra queste due possibilità c'è un'assoluta esclusione, no? Out, o l'una o l'altra, o l'una o la prima è vera
e la seconda è falsa, o se la seconda è vera, la prima è falsa. Basta, non ci sono altre tertium, così adesso scopriamo un terzo principio logico fondamentale legato agli altri due, ma anche con una sua eventuale autonomia, cioè il principio del terzo escluso. Tertium in latino, tertium non datur. No, non si dà una terza possibilità. Non c'è una terza, chiaramente se ci fosse una terza possibilità non varrebbe l'out-out. O così o così. O mangi questa minestra o salti dalla finestra. Non puoi stare a metà. Non puoi andare sul soffitto. Non puoi un po' mangiare mezza minestra e saltare mezza finestra. No, ok? Allora, a questo punto si procede in questo modo. Si ipotizza che sia vera, l'ipotesi che si vuole confutare, la possibilità, l'alternativa che si vuole confutare. Ovvero, si assume che sia vero, per ipotesi, che l'essere è generato. E a questo punto ci si chiede, Parmenides si chiede, ma se l'essere fosse generato, da che cosa sarebbe generato? Che sia generato da se stesso è assurdo, perché si autogenererebbe. Quindi può essere generato soltanto da ciò che non è lui stesso. Ma che cos'è che non è lui stesso? Il non essere. Cioè, l'alternativa è secca anche in questo caso. O dall'essere o dal... Ma solo dal non essere può essere generato. Ma il non essere non esiste. Arriva la tagliola della grande legge dell'essere. Abbiamo dimostrato che il non essere non esiste. Anzi, abbiamo dimostrato che necessariamente il non essere non esiste. Non deve, non può in nessun modo esistere. Quindi l'essere non può essere generato dal non essere, e dunque non può essere generato, perché abbiamo visto che l'unica possibilità di una generazione dell'essere fa capo al non essere. Ma il non essere non esiste, quindi l'essere non può essere generato. Dunque, avete colto la somiglianza con le dimostrazioni per assurdo? Cosa vuol dire? Vuol dire che allora, questa viene chiamata tesi e questa antitesi. Vuol dire che l'antitesi si assume no, la verità dell'antitesi, ma poi da questa assunzione si ricava invece la sua assurdità e quindi la sua falsità. Si chiama riduzione all'assurdo. Se fosse generato, sarebbe generato dal non essere, ma il non essere non può esistere, quindi non può essere generato da nessuna cosa, quindi non può essere generato. È assurdo pensare che sia generato. Dunque, rimbalzo, effetto boomerang, è il ragionamento dialettico, è un boomerang mentale. Dunque, se questa è falsa, per forza questa è vera, promossa. Non c'è altra alternativa, non c'è altra possibilità. Capite che è una dimostrazione, un'argomentazione indiretta, appunto, di rimbalzo. Come? Eterno, cioè sempre sta chiedendo. Calma. Allora, sì, certo, adesso lo dico, ma è chiaro a tutti? Sì? No. Bene. È indiretta perché non dimostra direttamente positivamente la tesi, ma la dimostra confutando l'antitesi. In negativo, per negazione
di quella che è considerata l'unica antitesi possibile, l'unica alternativa possibile. Ci siamo? Allora, certo, adesso ne deriva, ma questo adesso non c'è bisogno che, se mai vi fate poi voi a casa per conto vostro lo schemino. Allora, questa è una prima proprietà. Seconda proprietà, è eterno. Ma eterno vuol dire, attenzione, il vero significato di eterno è Parmenide che lo chiarisce esplicitamente. Non è una durata temporale infinita, senza fine. Gli dèi erano immortali, quindi avevano una durata infinita, ma avevano un'origine, non erano eterni. Eterno vuol dire senza temporalità, senza tempo, fuori del tempo, atemporale. L'essere è atemporale, non conosce il tempo, non esiste nel tempo. Perché? Perché il tempo, sappiamo, no, è passato, futuro. Se sempre argomentazione dialettica, se l'essere avesse un passato, non sarebbe più quel suo passato, quindi ammetteremmo l'esistenza del nulla. Cioè, ognuno di noi non è più quello che è stato, è il nulla di quello che è stato. No, io sono il nulla di quando avevo 2 anni, forse. C'è qualche dubbio. Ok? Quindi se io ammetto di aver avuto un passato, ammetto il nulla. È falso. Certo, il nulla è inammissibile. Allora, non abbiamo ancora capito questa regola? No, dico, è falso che ci sia un passato. E certo, quindi l'essere senza passato, ma il futuro cos'è? Ciò che ancora non è. Quindi no, è sempre un nulla. È un'altra faccia del nulla. Il nostro futuro ancora non esiste, quindi è un nulla per il momento. Dunque, se l'essere avesse un futuro, si ammetterebbe l'esistenza del nulla, ma abbiamo detto il nulla è fuori legge. No, la grande legge dell'essere mette fuori legge il non essere, mette fuori legge il nulla. Dunque, l'essere non può avere né passato né futuro, quindi non è meno presente, ovvero è eterno, è atemporale. Prego. Però forse non ho capito, però noi ce l'abbiamo un tempo, noi abbiamo un passato. Noi non siamo ancora l'essere, adesso ci arriviamo. Cioè, non siamo del tutto l'essere, vai. Io non ho capito se l'essere è genere. Ma che cosa c'entra questo? Cioè, nel senso, per ora il problema è soltanto se è generato oppure no. Sì, ma di conseguenza se è ingenerato, tutto il resto non può essere generato da nient'altro. Un passo alla volta, un passettino alla volta. Allora, ci arriviamo. Finiamo almeno questa parte. Terza proprietà, è immutabile e immobile, non muta né si muove. Perché? Perché se mutasse, cioè poniamo un essere che da bianco diventa nero, allora quando diventa nero sarebbe la nullificazione di quando era bianco, quindi si ammetterebbe il nulla, ma il nulla è vietato, dunque non può mutare. Se da piccolo diventa grande, comunque no, annullerebbe la sua piccolezza. Ok, non può nemmeno muoversi, cioè passare da un luogo a un altro luogo. Perché? Perché se, allora, poniamo l'essere in questo momento, a parte che il tempo non esiste, l'essere è qui e poi è qui,
ma allora non è più lì, e quando è qui non è più là, quindi è il non essere più lì, il non essere più là, e dunque sempre una missione di non essere, di nulla. È un nulla là, nel momento in cui è qui è un nulla là, nel momento in cui è qui è un nulla lì. Nulla là, nulla lì, facevo anche un ritornello, una cantilena. Siete sconcertati? Abbastanza. No, non avete ancora sentito il meglio, ascoltate l'ultima, no, la penultima. Allora, l'essere è appunto indifferenziato, è unico, non, nessuno è come lui non c'è nessuno, è unico, indifferenziato, totalmente omogeneo, cioè non ha parti, è un tutt'uno omogeneo, è un'unità assoluta, è una omogeneità assoluta. Perché? Anche qui è molto semplice, perché se fosse differenziato, poniamo la differenziazione minima, per metà è liscio, per metà è ruvido, ma l'essere ruvido è la negazione dell'essere liscio, è l'annullamento dell'essere liscio. L'essere liscio è l'annullamento dell'essere ruvido, l'essere biondo è l'annullamento dell'essere bruno, l'essere bruno è l'annullamento dell'essere biondo. Facciamo anche un altro esempio, poniamo che sia tutto omogeneo, però ci deve essere sia tutto liscio, tutto biondo, però perché abbia almeno due parti, abbia una differenziazione minima, no, ci vuole qualcosa che distingua una parte dall'altra, cioè l'essere uno e l'essere due. Ma cosa può distinguere l'essere in se stesso? Solo il non essere. E quindi comunque ammetteremmo anche una strisciolina di non essere. E ovviamente sappiamo ormai a memoria che è vietato ammettere il nulla, ammettere il non essere. Quindi è un tutt'uno. Quindi, ulteriore, è qualcosa di finito. Finito, in realtà qui non l'argomenta, lo afferma. Finito nel senso di compiuto. Addirittura assimila l'essere alla forma geometrica della sfera. È una grande sfera, un'enorme sfera, naturalmente piena, che però no, non ha nulla fuori di sé, quindi è finita nel senso che è compiuta, rifinita, ma al tempo stesso è limitata, perché oltre no, non c'è nulla che limiti all'esterno l'essere, perché non essere, potrebbe essere limitato dal non essere, ma non essere non esiste. Dunque, conclusione, tutto questo però pone il problema di, e allora noi chi siamo? Noi esistiamo o non esistiamo? Perché noi siamo differenziati, noi siamo una differenziazione, tutte le cose sono differenziazioni dell'essere, e quindi tutte le cose esistono o non esistono? Noi esistiamo o non esistiamo? Problema per la prossima lezione. Quando lei ha detto che l'essere unico è totalmente omogeneo? Sì. Cioè, omogeneo, cioè, poi ha fatto l'esempio del ruvido liscio, quindi, cioè, in realtà facciamo che l'essere... Non è né ruvido né liscio. Perché è solo un esempio. La domanda che vi ho fatto, allora, ne parliamo la prossima volta. Bye bye. Ciao. Ciao. Grazie.
ciao. Ciao. Eccoci, comodi, grazie, mi avete già salutato prima. Posso cercare? Com'è? Posso cercare? Sì, ma non hai... Non hai la giustificazione dei tuoi? No. E quindi come facciamo? Oh, qua, mi sa